Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati su GTA 5 con quel bel elicottero che ci gira sopra la capoccia. E siamo tornati qui con zio Michael. Zio Michael, ciao Michael, come stai zio Michael? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Non vi preoccupate che non si ammala zio Michael, non si ammala per niente. Allora, facciamo il punto della situazione perché non mi ricordo neanche io che cazzo stavo facendo. Allora, innanzitutto vorrei andare a vedere questo punto interrogativo. Che cazzo di roba è? Soprattutto Downtown Cab, proprietà. Il Downtown Cab è i taxi. Una proprietà da 200.000 dollari. Bene, che potrei anche andare a acquistare. Come questa e come quant'altro. Ok, perfetto, però questo qui non si sa che cavolo è. Ah, è sconosciuti e folli. Mi sembrava strano. Sconosciuti e folli sono più o meno tre. Vabbè, per ora vorrei andare da Bio. Da Barry, anche se io vorrei provare a acquistare il Downtown Cab. Da che parte era? Non era qui, non era lì. Vabbè, prima o poi lo ritroverò. Vabbè, andiamo a fare sconosciuti e folli. Non mi vado a fare Barry, non mi va più in cazzo. Prima voglio fare sconosciuti e folli. Voglio vedere che diavolo tratta questo. Che vuole questo sconosciuti e folli qui? Sono curioso. Sono molto curioso. Ok, sembra una corsa con le macchine. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools. What would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Procuro di una macchina. Ce l'ho. Anche se aspettate un secondo. No, quella non mi piace. Preferisco questa a sto punto. Mi sa che questa è un po' più veloce di quella. A parte mi sa che è un po' lenta. Io ce l'avrei una macchina figa. Sta al garage, sta. Aspettate un po' un secondo, dov'è il garage? Dove diavolo è il garage? Mo non me lo fa vedere perché? Perché c'ho sta fottuta gara da finì. Vabbè, proviamoci così, regà. Al massimo andrà a puttana e chi se ne frega. E chi se ne frega? In o out? Sto in, zio. Sto con una macchina un po' del cazzo, però ci proviamo. Vediamo che succede. Allora, cazzo. Ah, zero devo dare il contatore dei giri. Quanti giri stai a fare? Vabbè, Z cioè. Per sfruttare una scia, piazza di dietro a qualcuno. Lo so, fratello, non me lo devi venire a di te. Perché lo so già come funziona il fattore scia. Non te sta a preoccupare, rilassate. Gestisci l'ansia, zio. Gestisci l'ansia, fratello. Wow. Non va per niente bene, mi avete tamponato voi, eh? Mi avete tamponato voi. Non va per niente bene. Io vi strappo le chiappette e voi me le mangio, ok? Me le mangio, sì, me le mangio. Fate schifo, fate, siete delle cacchette, non sapete manco cuore, non sapete. Non sapete manco come se corre. Levate un po'. E levatevi. Non sapete neanche come se schiaccia un acceleratore fottuto. Tiè, guarda che sto un bel file. Ui, sono terzo. Non va bene per niente che sono terzo. E dai, porca vacca. Come stavo a rischio a lungo.
Sono secondo. Bene, adesso va benissimo, sto secondo. Ui, sono primo. Credo di essere primo. Credo, non lo so, non so se ho certo al 100%. Niente qua c'è di certo. Non c'è niente di certo. Finché non finisco la fottutissima gara, non c'è niente di certo. Fermo là te. Porca vacca, ti strappi i viveri. Pure te, fermo lì. Non sgommare, non sgommare. Non devi sgommare. Che tu se sgommi mi ti perdo. Perché sei a trazione posteriore. Santa Claus. Michael De Santa. Sei un fottuto posteriore. Ecco perché. Abbiamo finito questa gara? Ancora no. Perfetto, dovremmo esserci però. Ma questi che volevano gareggiare contro di me? Ste pippette sarsugo. Oh, pippette al sugo. Ti è? Pippette al sugo. Attaccatevi a sta bestia di ciufolo. Missione compiuta. Turni di lavoro. Continuiamo. Ok, adesso che abbiamo fatto questa bellissima gara, tornerei immediatamente al nostro garage che è qui vicino. Porca vacca, se lo sapevo, se mi ricordavo dove l'avevo messo, andavo a prendere una macchina molto ma molto più veloce. La cosa che vorrei fare è posizionare questa, per chi cazzo è? Fate? È stata solo fortuna. Allo Santos si corrono un mucchio di gare. Se sei interessato raggiungi uno dei punti d'incontro. Ao. No, scusa, aspettate. Ao? Cos'è Ao? Il nome? Ah, ok, il nome. Madonna che il nome. Ao. Sembra Au, romano? Ah, questo non può essere lasciato al garage. Bene. In romano, Au significa che te sto a chiamare. Au, ma bello, io qua. Quindi, questo quando chiami gli fai bella Au. T'apposto, bella zio. Bella cugino, fratello, nipote. Bella per te. Au, bella per te. Questa funziona. Au. Allora, andiamo da B, invece di dire stronzate. Andiamo dal signor B e andiamo a vedere che dice. Che ci dici, signor B? Di Bastard Inside Line. Quella della radio 105 Miami Beach, eccetera, eccetera. Fighi tanto, fighi tanto. Quella lì. Lo zoo di 105 esiste. Vabbè. Allora, andiamo a vedere B che ci dice. B dovrebbe essere Bureau. No, sbaglio. Il Federal Investigation Bureau. Il FIB. No, non è quello? Ma che te chiama la polizia? Ma che te se schioppa? Ma fa tutto da solo, bello. Io non esisto. Non ci sto. Dove sta B? No, ma aspetta, scusate, No, fatemi capire, mo se non vado più a questo non mi dà B. Che palpebre però, che palpebre. Dove sta B? È sparito B. Mo c'è L. Ah, B era questo. Ma non mi dica che B era sto tizio col... che no, non ci credo. B era sto tizio. Ma vatta a piander secchio. Perché qui c'ho il simbolo dell'auto? E qua il simbolo dell'auto? Sì, voglio recuperare questo veicolo sequestrato. Wow. Mi fanno recuperare un veicolo sequestrato. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi un po' andare a vedere. E questo che veicolo è sequestrato? Wow. Wow. Questo era un veicolo sequestrato da... mio? Ma era mio, no? Non mi ricordo sta cosa.
E ce n'è un altro lì. Ma scherziamo. Certo, questo è figo però, eh. Ui, è tornato B. Andiamo a prenderci B. Voglio andare a vedere B che cacchio era. Sono curioso di sapere B che è. No, B ho capito chi è. A parte che non è il mio. B non è il mio. È di Michael. Io c'ho Lester. Io devo andare a fare Lester. No, è tornato però B. B è tornato. Andiamo da B normale. Cioè il B mio. Il B verde. Perché io c'ho uno verde. Andiamo a prenderci il B verde. Andiamo a vedere chi cacchio era quello che scappava. Dove sta? Ah, eccolo qua. Ma no, ma è quello che c'ha tipo le canne, sta roba qua. Sì, sì, vabbè, non me ne fotte per ora. Io voglio andare a vedere L, andiamo da L, dai. Ma che cacchiata. È quel testa tabacchio che rompe sca... Mazza che lag che ho avuto. È quello dei canne, quello che vende erba strana, tutta fumogena, stra... Porca vacca, ho lisciato la macchina per un pelo. E qui... Mannaggia a te, mannaggia... Ui, mi è aumentata la guida, 80 su 100. Vabbè, lui è un po' più esperto in guida a confronto a Michael e a Coso. Quindi penso che al 100% ci arriverà con molta facilità. Mi sa di sì. Al 100% ci arriverà con molta facilità. Guarda, sta macchina è veramente figa. Piotta un casino, piotta. Oh! Mortacci di sto svergognato. Sto svergognato maledetto. Mi ha fatto tamponare, mi sa che ho... Ehi, che botta che ho dato. Bella botta ho dato. Allora, controlliamoci il telefono mentre stiamo alla guida. Non è vero, non si fa, ragazzi. Non si fa. Scherzo, ok, non si fa veramente a guida, raga. Mi hanno già fatto una multa. Mi hanno tolto 5 punti sulla patente. Perché? Perché stavo al telefono mentre guidavo. Perché l'auricolare me l'ero dimenticato. E quindi mi sono attaccato a sta gran bella fava. Oh, tua nonna. Qua zozza di tua nonna, soprattutto. Soprattutto zozza. Ui, 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 ui. Guardate questo. Sona. Che tesoni. Ah, dai, che sono tutti qui. Ma che è? Comprensione dei clacson. Mi sa che devo parcheggiare. No, si può scendere. Elevati. Questi scendono, scendo pure io. Scusate, quello è sceso. Perché io non posso scendere? È una su strada? Vedi. Posso scendere una su strada? Perché non posso? Chi ha detto? Vediamo che ci dice il signor Lester, Ah, col bastone. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. They stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole.
but I just don't look at the shit as doing a good deed. Sam. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapold. It's giving the living rigor mortis. Priapold? Brett Lowry, CEO of Pilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Sì. Now, Mr. Green Pochetto. Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. Sì, sì, faccio a modo mio, non ti preoccupare. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Devi guardare avanti, Franklin. Avanti. Devi guardare... Ah, cala. Di guarda avanti. Mi raccomando, guarda sempre avanti. Non ti far spaventare, tu guarda avanti. Madonna, sta macchina come sta messa male. Spegni le luci, non servono. Wow! Tua nonna! Insieme a tua zia mi hanno fatto uno sgarbo. Ma va, da piandersi secchio. Che macchina è quella? Una di un buggy, che era? Allora, andiamo a prendere sto tizio e vediamo cosa ci dice. Permesso? Porca di quella vacca maiala, v'ho detto permesso, levatevi tutti dal farappo. Wow, che figo, t'ho appena lisciato le chiappe, però non c'è problema, tranquillo, rilassate. Non è successo niente, rilassati. Dio c'è, non sei tu, rilassati. Quindi, va a piangere il secchio. Ta devi solo che te rilassa, fratello. Massa, quanto sta la gamma. Come cazzo è possibile che laggo così tanto oggi? O meno che il computer non sta facendo qualcosa, io non lo so. Se stai facendo qualcosa, io non lo so, ti uccido. Te lo dico adesso, ti smonto i circuiti. Facciamo che ti smonto i circuiti? Facciamo che ti smonto i circuiti. Boh. No, dalla un'altra botta. Ok. Ah, devo uccidere questo tizio. Ok. Ok. Dov'è il tizio? Qual è il tizio, mi devi dire? Allora, qui... Questa qui dovrebbe essere una guardia, giusto? Qua c'è la macchina. Qui c'è un tizio che sta fa la foto. Ok. Fatemi capire. Da dove sbucherà? Sto tizio brutto. Da qui. Da qui. Da lì. Ok, fatemi capire. Let's move it out, people. We need this area cleared. È questo il tizio? Non è questo il tizio. No, non era quello il tizio. La copertura di Franklin è saltata. Allora, non ho ben afferrato qual è il tizio, però. Me dovete far capire qual è il tizio. Sinceramente devo capire qual è il tizio prima. Uccidi il bersaglio. Ok, ci sto che devo uccidere il bersaglio, ma mi devi dire qual è. Mi devi dire qual è il bersaglio, fratello. Da che parte sta sto tizio? Ok, fatemi un po' vedere un attimo una cosa qui. Ci stanno due tizie che parlano e fumeggiano.
Che ve fumeggiate? Non si sa. Qua c'è sta il tizio che è uscito prima. Ok, perfetto, non è lui. E deve arrivare prima l'auto. Ok, ho capito, forse... forse ci sto. Prima far arrivare l'auto. Deve arrivare prima la macchina. Poi forse capirò qual è il tizio che dovrò uccidere. Eccolo qua. Allora, qui c'è la vettura. Sì, l'area deve essere pulita. Ho capito. Mi devi far vedere il tizio, qual è? Qual è il tizio maledetto? Non c'ha un qualcosa per riconoscerlo? Ok, dovrei averlo ucciso. No, non l'ho ucciso. Ok, quale cacchio è il tizio? Allora, aspettiamo la fine del tempo. No, 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 no. Aspettiamolo. Voglio aspettare la fine del tempo. Voglio prima aspettare la fine del tempo. Voglio prima aspettare la fine del tempo. Perché qui c'è sto tizio. Qui c'è sto altro tizio. Qua c'è la macchina. Lì ci stanno due tizi che parlano. Qua ci stanno due tizie che parlano. Poi queste se ne vanno via tutte. E se sta fan selfie. Ma batta a piander secchio. Quindi vorrei aspettare che lui esce in 1 minuto e 2 secondi. Ok. Quindi che devo fa? Niente. Devo solo attendere che lui esca. Poi sparargli al volo. E poi sbuff. Costringermi ad andarmene. Cioè in teoria dovrebbe funzionare più o meno così. Però il problema è che se non capisco chi è il tizio, è inutile proprio che famo una cosa del genere. Io devo capire. Ok. Ok. Però prima di fare tutto sta diridera, mi dite qual è il tizio. Ok. Allora, quello sta salendo in macchina lì. Quell'altro tizio sta... aspetta un minuto. Quest'altro sta salendo in macchina di qua. Da dove esci? Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. Ok. Allontaniamoci dalla zona. Via, 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 via. Oh, cazzo, sarola, come mi sparano subito. Oh, 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 oh. Chiudi sta porta. Oh cazzo, ho preso il muro pieno. Ok, via, 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 via. Immediatamente proprio. Wow, madonna come sono uscito da sbarambambavo tutto. Tutto figo da sta cosa, da sta via. Via, 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 via. Via tutti, via tutti, via tutti. Non ve voglio né vedere né sentire. Via, 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 via. Wow, porca vacca che liscio. Vai. Vai. Vai così, fratello, vai così, fratello. Vai. Porca vacca, ladra. Dovrei aver seminato la polizia, in teoria. Ok, andiamo con molta più calma. No, fermi, 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 mi hanno raggiunto. Mi stanno per raggiungere. Giriamo qua la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima. Via, 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 via. Via, perfetto. Wow. Mamma mia, che sudata, raga. Yes. Superato. Abbiamo superato anche... ok, chiama Lester, digli tutto. Hey, it's done. I know. Yes. Good work. All right. Well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little successful, so I figured we needed some tangible assets, you know, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Ah, abbiamo una casa in Vinewood Hills. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes. So some guys are moving your stuff in. Oh shit. Ma davvero? Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg.
Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Oh, cazzo. Ok. Questo luogo deve essere riservato per sopravvivere ai giochi. Oh, cacchio de Buddha. Io ho un appartamento qui su adesso. Andiamoci subito. Voglio il mio appartamento ora. Avete spostato tutto lì, anche... Ok, gli eventi nel mondo possono influenzare i valori dei titoli azionari. Questo non è male come cosa. Infatti mi ricordavo una cosa del genere, che si poteva giocare in borsa uccidendo personale. E uccidendo persone ti piavi in sacche i sordi. C'era praticamente la possibilità che se tu giocavi su... compravi delle azioni, poi uccidevi il proprietario di quelle azioni e c'avevi tipo... Ok, no, il telefono non mi serve. E c'avevi tipo non si sa quanti sordi in tasca, così, proprio a free. Oh, porca vacca. Bravo, diglielo. Come cacchio guidi? Io voglio la mia casa. Voglio andare nella mia fottutissima nuova casa. Voglio una fottuta nuova casa. Però prima di andare a casa, io direi che possiamo anche andare a controllarci che auto ci sono qua vicino. Perché di solito mettono un'auto modificata vicino a quello che fa. No, non niente di modificato. Però abbiamo questa. Questa qui che c'ho mi piace, sì, ma fino a un certo punto. Ora vorrei cambiare auto. Magari questa qui, un po' più carina. Somiglia un po' al Mustang. Al Dominator Muscle. E infatti questa la modifichiamo e ce la portiamo a casa. La modifichiamo e ce la portiamo a casa. Ragazzi, io adoro modificare le auto. Adoro modificare le auto. Ma proprio da paura, raga. Cioè, io adoro proprio... Ah, si può anche mettere il finestrino, questo qua, presa d'aria a finestrino? No. Poi il paraurti, c'è questo, ok. Quello posteriore c'è questo, ok, perfetto. Ci sono solo sti due. Motore ovviamente livello 3. Marmitte in titanio, ovviamente. Griglie, c'è questa o questa, no, più bella questa. Cofani, questo in carbonio, no, non mi piace. Claxon, va bene quello normale, me ne fotte. I fari a oxeno, ovvio. Kit, il colore, no, prima schema. Tutti. Colore, non lo so ancora. Vediamo dopo il colore della macchina. Targhe, va bene questa qui. Verniciatura, ok. Colore principale, cromato. Oh, Santa Lucia. Ma che figata. Ok, aspettate, fatemi vedere il metallizzato se c'è un colore. Grigio. No, mi serve l'arancione. Mi serve l'arancione. Perché, eccolo qua. Arancione chiaro, arancione, arancione alba, rosa salmone, no. L'arancione normale, metallici, non c'è, eh. Per l'ascenti c'è l'oro, ma non mi interessa. Ok, questo qua è il primo. Il colore secondario, mi fai un nero carbonio. Ah, sì, ok, nero carbonio. Poi, i tettucci mi fai, c'è anche quello in carbonio con le... le feritoie. No, fai solo le feritoie. Minigonne, ovviamente. Spoiler, ovviamente, mi pare giusto questo, assolutamente. Sospensioni ultra mega sportive. Trasmissione ultra mega da gara. Turbo, ovviamente sì. Ruote, ovviamente, ragazzi, le ruote gomme antiproiettili. Fumo arancione, che deve riprendere un attimo. Tipo di ruote, facciamo SUV, tuner, fuoristrada, muscle. Andiamo a cercare muscle, qualcosa di figo del... Madonna santa. Qualcosa di molto figo vorrei io. Muscle figo non c'è però. Non c'è un muscle figo. Qua che c'è? No, queste sono tutte sport.
No, sport sono troppo sportive. SUV forse. Ecco, già un SUV. Si potrebbe anche far con queste qui, eh. Ok, tuner. Vediamo tuner che c'è. Oh, gomme de merda. Ecco, forse queste o queste. Però queste sono più da corsa. Da corsa proprio. Da tuning. Lowride che ci sta, no? Ho già lusso, lasciamo perdere perché qui stiamo proprio oltre quello che è. Fuoristrada, dai, scegliamone una da fuoristrada. No, da SUV, scusate, era una da SUV. VIP non mi piace, forse questa. O se no, pure queste non sono male. Queste, scelte, vai. Poi che altro abbiamo? Colore cerchioni. Colore cerchione. Possiamo fare oro. No. A parte il fatto che vorrei scegliere prima il neon, forse metterò il giallo. O il verde. Forse il verde. Sì, mettiamo le gomme verdi. Personalizzate ovviamente. Fumo bianco, fumo viola, fumo arancione, perfetto. Colori tipi di ruote, ok. Finestrini ovviamente molto scuri. E no, dove stavano i colori? Luci, xeno, colore. Colore neon. Allora, colore neon mi serve il verde. C'è il verde lime e il verde menta? No, c'è un verde normale, non c'è il verde normale. Quindi verde menta facciamo, che è quello un po' più verde. Bene, l'auto mi piace così com'è. Ovviamente super mega modificata. Con... che spettacolo. Fumo arancione, tiè. Ma quanto è figa sta macchina. No raga, io sono troppo affascinato dalle modifiche che si possono fare alle macchine. Veramente troppo affascinato. Io modificherei tutte le macchine del GTA, tutte. Pure i camion ne modificherei. Ma guarda quanto è bella. Ma è uno spettacolo, regà. A parte il fatto i colori che ho abbinato, eccetera, eccetera. Ma è proprio bella de suo. Con sti due marmittoni che sparano fuoco tutto il tempo. Ma è spettacolare. È veramente spettacolare. La turbina che si sente fa spiff ogni tanto. Bella. Ho fatta bene, beh? Ditemi, spolliciate se l'ho fatta bene secondo voi. Spolliciate se l'ho fatta bene. Commentate se l'ho fatta bene, raga. Tanto io mi avvicino a casa, poi salvo la partita, ovviamente, così. Così ci salutiamo qua che siamo già a 33 minuti. Sì, capirei, lo carico dopo domani sto cazzo di video io. Con la connessione di merda che mi ritrovo, porca di quella vacca. Ok, perfetto. Apri un po' sto garage. Ma che figo. Ma che figata. Ovviamente qui c'entrano due vetture, non una sola. O una sola, non so, una sola. Bella proprio, raga. Ho fatto un capolavoro de cosa? De auto. Ma vorrei modificare anche questa qui mia, in realtà. Non solo quella. Però, mo piano piano, con tranquillità e calma, la vorrei modificare. Oh, la piscina. Se dovresti imparare a usare il cesso, caro ciccio. Ok, medikit, buono, ottimo. Io intanto vado a salvare. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono in DD, ricordate di iscrivervi, lasciare qualche commento, di lasciare un bel like alla pagina di Facebook, un bel like alla pagina di Google+, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, ovviamente. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti. Ma che figata, raga. Ma proprio il top di gamma sto posto. Ciao a tutti.